28 milioni e mezzo di euro per un impianto da 10.400 posti, realizzato in poco meno di 2 anni, che non solo ha salvato gli internazionali di tennis a Roma, soddisfacendo in pieno le richieste dell'ATP, ma che proietta il prestigioso evento del Foro Italico già tra i 9 appuntamenti del circuito dei Masters 1000 a ridosso dei 4 grandi tornei dello Slam. A poco più di 3 settimane dal via dell'edizione 2010 degli Open d'Italia, si stanno ormai ultimando i lavori del nuovo campo centrale, che regalerà una cornice unica alle 2 settimane di tennis che scatteranno sabato 24 aprile e si concluderanno domenica 8 maggio. Per l'ultima volta, la prima settimana sarà dedicata agli uomini e la seconda alle donne. Sì, perché a partire dal 2011 il torneo maschile e quello femminile si disputeranno in contemporanea. La seconda novità del prossimo anno sarà lo spostamento in avanti della data, che tornerà alla tradizionale collocazione di maggio.